Michele Borghetti, oggi farai due esibizioni, due partite di dama bendato. Ecco, vuoi spiegare la difficoltà mnemonica di ricordarti a voce tutti i vari passaggi, le varie mosse che vengono fatte e quella di visualizzarle nella tua mente per poi giocare e fare le tue mosse? Sì, per l'appunto io non posso né vedere né toccare le damiere, quindi sarò girato di spalle. E le mosse mi verranno comunicate attraverso la numerazione della damiera, quindi siccome ogni casella è numerata convenzionalmente, se la pedina dalla casella 23, per esempio, viene spostata sulla casella 19, mi verrà comunicato che il primo giocatore ha mosso 23-19. Io tutto questo lo devo riprodurre nella mia mente, vederlo e visualizzare la mossa che è stata fatta e fare la mia controrisposta. Non giocherò contro un avversario, ma passerò poi solamente, ma passerò poi al secondo giocatore. Il secondo giocatore farà la sua mossa, io risponderò e poi si ritornerà al primo giocatore. A quel punto non mi vengono ripetute le mosse che sono state effettuate, perché in questo caso è una, poi diventeranno due per tutti e due i giocatori, tre, si arriverà alla trentesima mossa di tutti e due i giocatori, ritorna al primo giocatore per fare la 31ª, devo però avere in mente tutta la posizione. Una difficoltà importante è non solo visualizzare mentalmente la posizione, ma non è che posso fare la prima mossa e mi viene in mente, devo comunque fare un'analisi, devo valutare tutte le possibilità e quindi magari devo prevedere centinaia di mosse prima di decidere quella mossa che voglio fare e poi, non avendo la damiera davanti, devo ricordarmi però, dopo che ho sviscerato tutte le possibilità, qual era effettivamente la posizione che c'era in quel momento sulla damiera. Oggi giocherò con due, che è comunque molto difficile, anche per me che ho stabilito un record mondiale che agosto compirà, se ci arriva, se nessuno lo batte prima del 18 agosto, compirà 20 anni. E quando giocai contro 23 avversari in contemporanea. È difficile anche oggi, perché anche giocare con due non è per niente semplice, anche per me. E con 23 era ancora più difficile perché dovevo stare attento a non confondere una damiera con l'altra, cioè quando passavo la damiera 8 non la dovevo confondere con la numero X, insomma. Quindi si aggiungeva ancora questa difficoltà. Quanto tempo ti ci è voluto per riuscire a memorizzare, magari fare anche la prima partita? È venuta bendato, così è venuto per caso all'età circa di 14 anni, quando tornando diciamo in macchina da una gara a casa, si stava riparlando delle partite e io cominciai a dire: no, quella partita ho giocato, ho fatto questa mossa qui, e lui ha risposto senza damiera davanti, e che mio babbo disse: ma come riesci a vedere la damiera senza visualizzarla, senza vedere le mosse? E facevo qualche mossa, insomma. Poi diciamo ho provato a mettermi lì, a farlo in maniera più seria, cioè di provare, magari mio babbo giocava con una damiera, io cercavo di ripeterla, poi ho provato a fare contro due, tre, eccetera, eccetera, e vedendo che ogni volta riuscivo ad andare oltre. Devo dire una cosa, un piccolo rammarico è quello che quando ho stabilito il record contro 23 giocatori, non è che lì ho visto che più di lì non potevo andare, e io sentivo dentro di me di poter andare anche oltre le 23 partite, però non, diciamo, poi ho lasciato stare un po' la cosa, insomma, peccato non aver provato con maggiori avversari, poi magari poi non ce la facevo, ecco, insomma, però provare, insomma.